Allora, se non sapete come spendere 29 euro e avete il mio stesso problema con il dispenser del sapone della doccia che si riempie sempre d'acqua, vi consiglio di acquistare questo dispenser automatico a parete. Infatti, ha un grado di protezione IPX7 che ne consente anche l'esposizione al contatto con l'acqua. Come vedete dalle caratteristiche, è fornito di una vaschetta che può contenere fino a mezzo litro di sapone liquido. Nel contenuto della confezione troviamo appunto il dosatore automatico, la slitta per l'aggancio a parete, i due tasselli e le istruzioni. Aprendo la confezione possiamo notare subito che il grado di protezione IPX7 contro il contatto dall'acqua viene si sostanzia in definitiva dalle guarnizioni presenti sul dispositivo, in particolare sul vano batteria. Infatti, come vedete, c'è una guarnizione intorno il suo aggancio. Mentre per quanto riguarda la vaschetta superiore si chiude con forza avvitandolo a barattolo, quindi diciamo che dovrebbe resistere ottimamente al contatto con l'acqua. Per il resto, questi sono i tasselli per l'aggancio a parete, e le istruzioni, gli adesivi per indicarne il contenuto, questa è la slitta per la parete, ma nel mio caso ho optato nell'acquisto di un buon biadesivo per esterni, quindi anche per il contatto con l'acqua, per non dover forare le mattonelle del bagno. Come vedete, dopo aver installato il biadesivo, si aggancia perfettamente anche il dispositivo. Riempiamo la vaschetta con mezzo litro di qualsiasi sapone liquido e al termine procediamo alla chiusura con forza del barattolo a vite. Inseriamo le batterie, nel mio caso delle EPL ricaricabili al litio, ed accendiamo tenendo premuto il tasto di accensione. Come vedete, 3 lampeggi. Questa è la prima modalità di erogazione. Passiamo alla seconda con una maggiore erogazione, mentre la terza è quella che preferisco e che ho lasciato impostata in quanto ritengo ideale. Ho testato il dispenser di sapone durante il funzionamento della doccia, ha mantenuto perfettamente l'impermeabilità, ha funzionato perfettamente, quindi vi consiglio l'acquisto, anche perché questo modello è identico ad un altro presente su Amazon, ma questo costa molto meno. Se vi è stato utile questo video, aggiungete un like ed iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo.